Eccoci dentro Fort Hagen. Rilevati segnali ostili. Oh, ma va? Fermo, Dogmeat. Ehi. Non si apre da questo lato. Benissimo. Non puoi sfuggire a lungo così levamenti non attuali. La madonna, quanti siete? Perché ti nascondi? Secondo te? Se dobbiamo parlare, balliamo. Non va bene. Questo in combattimento. Troppo lento. Lo so, grazie. Potrei dare un'occhiata a quel terminale. Fammi passare, Dogmeat. Mamma mia, sempre in mezzo alle palle che siete. Tocca proprio a te. Ecco fatto, congelato. Madonna mia. Ma stai buono. Spacco la faccia. Sai cosa? Forse Dogmeat dovrei iniziarlo a lasciare a casa. In combattimento è troppo irruento. Oh, ma guarda, una finestra che dà sul nulla cosmico. Attivazione direttiva Sigma Omicron. Proteggere Kellogg. Ah, certo. Quindi già hai confermato che Kellogg è qui. Ottimo. Ciao. Ma va? Sbarrata dall'altro lato. Mi apri la porta, per favore? Non vedo. Non vedo, siete tutti quanti troppo in mezzo. Adesso vengo di là e vi spacco la faccia. Il punto è che non riesco a passare. Ecco, magari facendo il giro ce la posso fare a passare, no? Bastava giusto allungare un po' il percorso. Ecco fatto. Aiuto! Ma scusami, sei passato di là? Serio? Beh, visto che non so dove vi nascondete, io vado. Grazie. Valutazione, devi morire. Bella valutazione. Dogmeat, sei simpatico, ma in combattimento, Dio mio, sei sempre in mezzo alle gambe. Anche tu sicuramente. Oh, ma guarda, una trappola. Combattimento iniziato. Ah beh, facile combattere senza testa, eh. Ammazza ghoul. Niente di bello. Una goccia di sudore. Non che potessi, eh. Esattamente. Ma guarda un po' chi è uscito dal frigorifero. L'ultima volta che ci siamo visti eri più simile a un ghiacciolo che altro. E tu sei sempre stronzo, Kellogg, invece. Mi spiace che casa tua sia distrutta da 200 anni. Ma non cerco compagni di stanza. Vattene. Non me ne vado, invece. Sono qui per un motivo e lo sai benissimo, Kellogg. Non pensavo di vederti bussare alla mia porta. Ti davo qualche possibilità di arrivare a Diamond City. Ma poi pensavo che il Commonwealth ti avrebbe divorato. Beh, hai preso la persona sbagliata allora. Ma stai buono. Auto Steampack, niente di eccezionale. Ascolta, hai tanta rabbia dentro. Ti capisco. Ma cosa speri di ottenere qui? Vendetta? Non sarà piacevole per te. No, neanche per te, credimi. Ma guarda, un nucleo di fusione, grazie. Una Nuka Cola Quantum. Una password per l'armeria, grazie. Un'altra Nuka Cola Quantum. E una Bubblehead. Benissimo. Non me l'aspettavo di trovarla in cucina, certo. Aspetta. Madonna mia. Che cattiveria. Che cattiveria immonda. Madonna. Fa male, certo. Non come mi aspettavo, ma almeno è stato qualcosa. Mi aspettavo facesse molto più male. Hai fegato e determinazione. E questo è ammirevole. Ma hai a che fare con cose non puoi neanche sperare.
Anche tu hai a che fare con qualcosa che non puoi neanche immaginare. Me. Non è troppo tardi. Fermati. Voltati. E vattene. Oh, invece... Puoi ancora farlo. E invece sto arrivando, e lo sai benissimo. Ma guarda, un Fatman. Sarebbe molto stupido usarlo in un'area così chiusa. Che c'è, Kellogg? Paura? Ok, d'accordo. Sono qui in fondo. Fermerò i miei sintetici. Parliamo. Questo, Kellogg, è paura. Grazie di avermi aperto. Allora, volevi parlare? Parliamo. La donna più resistente del Commonwealth. E il cretino più stupido del Commonwealth. Eccomi. Dunque, dov'è mio figlio? Eccoci qui. Buffo, eh? Già, buffo. Dov'è mio figlio? Ora basta. Parla. Dov'è mio figlio? Io sono un burattino come te. Con un palco un po' più grande. Tutto qui. Sì, Sean, certo. È un bambino sveglio. Certo, non è più tanto piccolo, ma sta bene. Questo lo immaginavo. Solo che non è qui. È con le persone che muovono i fili. Oh, e allora dimmi dov'è. Dimmi dov'è, dannazione. D'accordo. Credo te lo sia meritato. Sì. Sean è in un bel posto. È al sicuro, coccolato e amato. In un luogo che chiama casa. L'istituto. Pam pam pam. Come ci arrivo all'istituto? Quindi dov'è? Eh? Questo istituto. Come ci arrivo? Non mi hai ascoltato. Non puoi trovare l'istituto. È l'istituto a trovare te. Ovviamente. Se apri l'armadio, è solo un armadio. Non puoi trovare il mostro che si nasconde al suo interno. Finché non ti attacca. Quindi cosa dovrei fare? Farmi rapire? Sappiamo entrambi come andrà a finire. Quindi... siamo pronti? Io sì, tu? Tra 100 anni, quando morirò. Spero solo di andare all'inferno. Per poterti uccidere ancora, pezzo di merda. Ci penso io. Bel colpo. Dove sei? Non ti vedo. Niente sintetici. Mi dispiace, non sono ammessi. Quel bastardo non farà più male a nessuno. Già. Dovremmo dare un'occhiata in giro. Non farà più del male a nessuno. Ormai non si potrà più rimettere a posto. Vediamo cosa aveva. Oh, il suo outfit. E la sua pistola, che ha una possibilità di uccidere un nemico con un colpo solo. Ovviamente scala su fortuna. A quanto pare lui non ce l'aveva abbastanza alta la fortuna. Pezzo di merda. Eri a malapena umano. Bene, vediamo cosa nascondevi nel tuo computer, oltre a una rivista. Ci siamo. Grazie. Apriamo la porta intanto e guardiamo che cosa nascondevi. Ehi, Nick. E così Kellogg non stava bleffando. Tuo figlio è davvero là dentro. Perfino io non so dove sia l'istituto. Sono stati loro a costruire. E questo è un grande problema. Deve esserci un modo, però. Deve esserci un modo, Nick. Brancoliamo nel buio. Dobbiamo fare un passo indietro. Coinvolgere qualcuno che sia meno coinvolto. Di chi stiamo parlando? L'unica persona che conosco disposta a interessarsi dell'istituto è Piper, la reporter di... È proprio dietro di te, Nick. Secondo me dovremmo parlarle. È dietro di te. Diamond City sì, allora. Non può piovere per sempre, no? E Piper è scomparsa. E Piper è riapparsa. Credo che tu lo sappia, ma Kellogg lavorava per l'istituto. Da dove inizio? Dalla parte in cui si scopre che Kellogg lavorava per l'istituto? O da quella in cui mi ha detto che Sean è in mano loro. L'istituto. Bel guaio. Alla faccia del bel guaio. Questi stronzi. L'incubo del Commonwealth, temuto e odiato da tutti. Posso confermare. A volte rapiscono la gente in piena notte. E altre si lasciano dietro dei sintetici per ricordarci che sono in piena attività. Ma finora c'è una cosa che nessuno sa davvero. Che cosa vogliono? E come entrarci. Ah, esatto. Già, giusto. Però dovrà pure esserci qualcuno che lo sa, no?
quello che ha consegnato loro Sean. Kellogg? Ah. Loro hanno accesso completo. Uomini come lui hanno accesso completo. Entrano ed escono. Ma sappiamo entrambi che quella via non è percorribile. Altre idee? Altre idee, Nick. Siamo letteralmente a un punto morto. Abbiamo un assassino e un rapitore a cui un genitore vendicativo fa saltare il cervello. Sarebbe un ottimo finale. Se solo non dovessimo risolvere il più grande... Scusami se ho rovinato il film. Non avevo scelta. Lui puntava l'arma contro di me. Non avrebbe parlato. Nemmeno se fossimo riusciti a prenderlo vivo. Un genitore che gli fa saltare il cervello. Il cervello. Forse non abbiamo bisogno di lui intero. Ma che dici, Nick? Problemi con le subroutine? A Good Neighbor c'è un posto chiamato l'antro della memoria, dove si rivivono momenti del passato proprio come il giorno in cui sono accaduti. Oh, interessante! L'unica in grado di far cantare un cervello morto è la dottoressa Amari, colei che risveglia i ricordi. Una medium! Spero che tu abbia ragione. Spero tu abbia ragione, Nick. Dunque, direi che ci serve un pezzo del cervello di Kellogg. Portiamo ad Amari abbastanza materia grigia e scopriamo se funziona. Merda, Nick! Che schifo! Davvero! In effetti è un po' macabro, ma cos'altro possiamo fare? Non abbiamo nessuna pista, niente. Il cervello di quel vecchio mercenario potrebbe svelarci i segreti che ci servono. Ci servirà un bel cucchiaio. Mi servirà un cucchiaino ben affilato. Troverai una soluzione. Ammesso che decidiamo di percorrere questa strada, non possiamo andarcene in giro tutti insieme per il Commonwealth. Chi viene con te? In ogni caso, tutti e due? All'altro della memoria ci devo andare per presentarti ad Amari. Se vuoi che lo raggiungiamo insieme, a me sta bene. Ci andiamo assieme, allora. Ci andiamo insieme, Nick. Molto bene. Non temere. Troveremo tuo figlio. Ancora un piccolo sforzo. Grazie, Mentre Nick. Se vi occupate della cosa, io faccio altre ricerche. Se avete bisogno, mi trovate al public. Ok, ci vediamo, Piper. La cosa interessante è che l'ho vaporizzato. In teoria, nulla si sarebbe dovuto salvare. Però, ehi, plot armor! Il plot armor salva sempre i pezzi importanti. Finalmente la confraternita è arrivata. Non interferite. Veniamo in pace. Lo immagino. Siamo la confraternita d'acciaio.